Vitec fino a 6 anni fa era una holding che gestiva una serie di piccole aziende che erano state acquisite, tutte nell'ambito del proprio settore, ma che poi vivevano di ditta propria. Quindi il progetto qual è stato? Intanto dare un'unità, questo è successo 5 anni fa con un nuovo amministratore di gruppo, a questa azienda, farla diventare un'azienda unica e portare avanti un processo di change management. Questo è stato realizzato, o lo stiamo realizzando, per dir meglio, utilizzando la leva del welfare. Ora, giusto, vi dirò, farò un volo velocissimo su che cos'è Vitec Group e la mia divisione, perché io sono responsabile del personale di una delle 3 divisioni di questa azienda, che ha il quartier generale in Italia, in Veneto, a Bassano del Grappa. Allora, intanto Vitec si occupa di broadcasting, quindi spero che quel cavalletto dove c'è la videocamera è il nostro, almeno dovrebbe esserlo, uno dei nostri. Che cos'è? Sackler? Non lo so. Manfrotto. Vitec, ah, è loro, nostro. Perfetto. Quindi noi siamo leader nel settore degli accessori per l'immagine. Come vi dicevo, l'azienda è divisa in 3 divisioni. Questo è il risultato che è avvenuto 5 anni fa, quando è arrivato un nuovo amministratore delegato, ha dato un'unica visione all'azienda con dei valori, con una mission, e l'ha divisa in 3 divisioni. La prima, Videocom, si occupa praticamente di tutte quelle apparecchiature professionali per il video broadcasting. Immaginate uno studio televisivo, tutti i cavalletti o quelli che reggono le telecamere sono prodotti appunto da questa divisione. La sede in Inghilterra ed è quella storica. Imaging è la mia divisione, ci occupiamo adesso, vi farò vedere, di prodotti per il consumer, sempre parlo cavalletti, borse, eccetera, a sede a Cassola, che poi è Bassano del Grappa praticamente. La Service Division negli Stati Uniti si occupa invece di tutta quella parte inerente a apparecchiature per la gestione della televisione e dei video. Questi sono praticamente i valori che sono stati introdotti 5 anni fa dal nostro amministratore delegato. Mi soffermo soprattutto su 2 valori che sono importanti, che sono quelli che ci hanno, tutti lo sono, ma per noi in particolar modo sono l'integrità e la collaborazione. Dove integrità ovviamente non significa non rubare, che quello è il minimo sindacale, immagino, ma significa poter vivere in azienda, fare carriera e lavorare rispettando le regole. Allora, noi siamo non una grandissima divisione, parlo che per tutto il mondo siamo 800 persone, abbiamo stabilimenti in Italia, per lo più, che producono i cavalletti in Inghilterra. Dopodiché siamo praticamente distribuiti in tutto il mondo. E la nostra produzione 40% Stati Uniti, anzi Americhe, 30% Asia Pacific, 30% EMEA. Questo è il nostro headquarter e praticamente, riallacciandomi a quello che diceva Gian Maurizio Cazzaroli, per noi uno degli elementi è stata proprio la creazione degli uffici, anche quello è stato importante, perché l'ambiente in cui vivi sicuramente influenza la persona. E viceversa. Quindi non è una cosa banale. Questi sono gli stabilimenti, in particolare quelli di Feltre, a Belluno, questo è l'Inghilterra. Ora vado un po' avanti perché se no mi rubo troppo. Questi sono i nostri prodotti. Quindi cavalletti per la fotografia, per i video, borse, i lighting control, che sono tutte queste cose stranissime, un po', le luci e gli accessori per lo smartphone, perché lo smartphone è diventata la macchina fotografica più venduta al mondo. Almeno diciamo per il settore delle compatte, proprio quelle di prima fascia. Questi sono i nostri marchi, parlo della mia divisione, le altre hanno altri brand. Manfrotto è il brand storico perché era una di queste, è stata una delle più grandi acquisizioni che ha fatto questa azienda inglese, acquisendo questa azienda di Bassano, Manfrotto, perché Manfrotto è il fondatore, signore di 80 rotti anni, fotografo. Che ancora campa, ogni tanto ci dà anche delle buone idee sui prodotti, pur non essendo più in azienda. È uno degli azionisti di maggioranza insieme a Vintenne, che è fondatore. Bene, allora qui arriviamo un po' a quello che è stato la nostra operazione. Che cosa dovevamo fare sostanzialmente? Ora, intanto dovevamo dare unità all'azienda dal punto di vista dei valori, perché ogni sede all'estero in passato era stata un'azienda con una sua organizzazione, dove praticamente l'unica richiesta che facevano gli inglesi era portami la bottom line, per il resto organizzati un po' come ti pare. Quindi con i valori, con una mission, eccetera, abbiamo dovuto dare un'unica visione. L'altro aspetto
era proprio l'organizzazione della nostra divisione, che è a tutti gli effetti un'azienda nell'azienda, quindi con il suo amministratore delegato, la sua organizzazione, delle linee di prodotto e dei canali distributivi che sono completamente diversi rispetto a quelle delle altre divisioni. Per fare questo abbiamo dovuto portare un cambiamento radicale nel fare business, nell'organizzarsi. Da azienda product oriented siamo diventati un'azienda customer oriented, e voi mi insegnate, quando c'è un cambiamento le persone si spaventano sostanzialmente. Uno, perché cambia il modo di lavorare, cambiano le professionalità, magari quello che facevi fino a ieri non sempre è la stessa cosa, ti chiedono di fare qualcosa in più o anche qualcosa di diverso. Allora su questo ci siamo dati una strategia, e qui arriviamo al discorso del welfare. Intanto abbiamo creato un serbatoio, chiamiamolo così, un contenitore, che abbiamo chiamato People Focus, perché le persone sono al centro. Ora aggiungo una cosa: tutte le attività che noi facciamo all'interno dell'azienda, parlo come risorse umane, sono brandizzate, cioè usiamo lo stesso strumento che usa il marketing. Quindi abbiamo un prodotto, questo prodotto gli diamo un'immagine, facciamo un payoff e lo pubblicizziamo in azienda. Per cui tutto quello che rientra all'interno di quella categoria di prodotto è riconosciuto immediatamente, perché le persone sanno che è rivolta a fare quella determinata cosa. Ovviamente People Focus, perché focus? Non solo perché focus sulle persone, perché il focus è la macchina fotografica, richiamiamo sempre anche il discorso del brand e dell'azienda. Questo per richiamare quello che diceva il professore nella mattinata. In realtà il welfare io non lo vedo personalmente come un fatto di bontà, mettiamolo così, o di elargizione di benefit. Sicuramente è un modo anche etico di fare azienda, ma sostanzialmente è uno strumento che aiuta a far sì che i conti funzionino bene, le persone siano motivate e portano maggiori profitti. Nei processi di change management ovviamente cosa è cambiato? Sono cambiati i sistemi di retribuzione. Quindi abbiamo dovuto costruire passo passo un ambiente che ci permettesse di poter fare un nuovo contratto integrativo, perché quello che andava prima non andava bene. Abbiamo cambiato i sistemi di valutazione, per cui l'altro step è stato quello di fare un nuovo sistema di performance appraisal, e soprattutto abbiamo cambiato anche il modo di fare CSR. Le risorse umane in azienda si occupano, sono anche responsabili, oltre della comunicazione interna shared con il marketing, della CSR, dove per me il CSR va trasversale a tutte queste cose, è coerente con l'immagine e con la cultura ovviamente dell'azienda. Allora, come vi dicevo, il primo passaggio è stato quello di passare da un'azienda product oriented a customer oriented. Allora, cos'è che abbiamo fatto? Intanto ci siamo posti come domande: come facciamo a supportare il cambiamento interno? E quindi abbiamo usato le leve fondamentali, abbiamo lavorato su aumentare il senso di appartenenza delle persone, sfruttando quella che era la cultura, e qui mi collego anche a quello che diceva il collega, alla base di tutto non esistono delle cose che ti inventi dal giorno alla notte, insomma, ma in realtà prendi spunto da quelle che sono le esigenze, i bisogni e anche le paure delle persone che lavorano in azienda, quindi frutto della cultura, ascoltare, e da lì cercare di convogliare queste energie in energie positive per l'azienda. Abbiamo cambiato ovviamente anche lo stile di comunicazione. Questa è un'azienda abbastanza ingessata, molto britannica, mettiamola così. Quindi abbiamo cercato di uscire un po' fuori dallo schema ed mettere quel po' di latino che non guasta mai. Ora, quali sono state le leve nell'ambito del, io preferisco chiamarlo employer branding allargato, dove il welfare è una delle cose. Abbiamo lavorato sul benessere, abbiamo lavorato sulla cultura, su come l'azienda si rapporta con gli stakeholder, quindi fuori dalla società civile, a tutto quello che è una cosa importante. Per esempio in azienda c'è una grande sensibilità alla sostenibilità, abbiamo organizzato una serie di attività volute dai dipendenti per l'attenzione al verde, in azienda siamo un po' maniacali su queste cose, quindi mi sento molto vicino a quello che diceva il collega, per cui questa è stata anche una leva che abbiamo utilizzato. Ora, queste sono alcune delle cose, delle attività che noi abbiamo svolto per creare tutte quelle condizioni favorevoli per cui il senso di appartenenza delle persone, l'orgoglio di far parte di questa organizzazione, li aiutasse a traghettare, il sentirsi coccolati, il sentirsi ascoltati, il sentirsi al centro di un cambiamento,
ci aiutasse poi a portare avanti tutto quello che è stato questo processo di change management. Quindi abbiamo agito un po' su quelli che erano i benefit. Ora vedete l'attività, per esempio questa qui dei 10 euro, noi abbiamo un programma che si chiama Good3, è un programma di welfare dove si va dall'educazione alimentare all'offrire al dipendente prodotti diciamo salutari ad un prezzo assolutamente competitivo. Io sono l'esatto esempio di quelli che non hanno seguito questo piano. E in più c'è il discorso, per esempio, di una convenzione per cui noi diamo a tutti i dipendenti che lo vogliano la palestra per 10 euro al mese, ingressi illimitati per tutto l'anno. Questo per il dipendente, mentre i familiari possono accedere con uno sconto importante del 20, per palestra e piscina. Il resto poi altre cose, tipo abbiamo lavorato tantissimo nel sociale creando tutta una serie di rete per la scontistica, perché in realtà, altra cosa che magari spesso non si dice, io purtroppo devo dire, come immagino molti di voi, c'ho anche un problema di budget, per cui non ho questi grandi soldi da maneggiare. E allora un'altra cosa che uno cerca di organizzarsi è vedere come posso fare io a dare delle risposte alle persone. E le abbiamo inventate di tutte. Una di quelle è stata: se io non ho dei soldi da poterti dare immediatamente, farò in modo che il tuo income a fine mese possa migliorare lo stesso. Quindi ci siamo creati una rete di convenzioni, dato che l'azienda ha in Italia circa 400 persone, per cui nel territorio abbiamo fatto un book, abbiamo fatto delle convenzioni con vari tipi di esercizi nel supermercato, il distributore di benzina, il medico, l'assicurazione, il negozio di abbigliamento, insomma i negozi di libri, eccetera. Per cui tu, avendo la tua tessera, hanno uno sticker tutti i negozi con l'attività People Focus, tu hai la tessera di dipendente Vitec e hai uno sconto che va dal 5 fino al 20%. E alla fine sono dei soldini che entrano in tasca. Impegno è creare chiaramente le convenzioni, monitorarle, parlare, vedere quanto queste sono rispettate, fare tutto il payoff, dare un payoff all'attività, pubblicizzarle in azienda e seguirla, stampare un po' di leaflet e cose di questo tipo. Devo dire, è una cosa che praticamente le convenzioni sono gestite, tra virgolette, dalle persone anche, per cui i dipendenti ci dicono: perché non inserisci questa attività, questo tal negozio, il ristorante o la pizzeria, eccetera. E quindi questo ci aiuta a creare un volano positivo, non dico a costo zero, ma quasi. In più sviluppiamo, sempre in attività, sempre rispettando il discorso dell'ascolto, tutta quella serie di attività di aggregazione. Qui è il club subacqueo fatto in azienda da parte di una serie di dipendenti, di cui uno dell'RSU, per cui noi gli forniamo tutta un'attività come azienda, sia diamo di locale a disposizione, come per esempio interveniamo con l'ente per cui sugli open water per esempio abbiamo dato un contributo, o altre piccole cose, per cui alla fine questi gruppi riescono a portare avanti delle attività aggreganti che rendono i dipendenti contenti e allo stesso tempo, nonostante il nostro contributo non sia grandissimo, però aiutano a creare team. Vi dicevo anche il discorso della comunicazione. Per esempio, una delle cose che abbiamo fatto, ed è una di quelle cose non molto britanniche ma che da noi funzionano, è la colazione con Marco, che però non sono io ma è l'amministratore delegato, per cui ogni mese vengono sorteggiate delle persone, perché all'inizio le persone non avevano il coraggio di venire a parlare con l'amministratore delegato. Allora, per togliere l'imbarazzo, vi sorteggiamo e vi mandiamo, vanno a colazione con Marco e praticamente parlano con l'amministratore delegato, con il cornetto e il cappuccino, e dicono un po' di cose, che è un modo per noi anche per andare come risorse umane senza rete, perché poi c'è chi si lamenta, poi ci chiama, ma perché, che succede? Però quello è un modo per le persone per dargli voce e sentirsi protagonisti. L'altro, tutta questa serie di attività ci ha portato alla fine a creare il nuovo, arrivare alla firma dell'integrativo, del nuovo integrativo. Questo nuovo integrativo per noi nel 2013 è stato molto importante. Ripeto, tutta questa attività di preparazione con le persone è stato è un elemento fondamentale, perché prima relazioni sindacali non è che ce ne fossero, non siamo un'azienda dove esiste conflittualità, ma non c'era neanche, diciamo, un rapporto particolare. Bene, nell'integrativo praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un nuovo sistema di relazioni sindacali, abbiamo introdotto tutta una serie di
facilitazione nell'ambito del work-life balance, per cui l'orario flessibile, le persone riescono a organizzarsi in modo anche soprattutto per la parte impiegatizia, è molto più semplice. Io ho una persona nel mio dipartimento risorse umane, la moglie ha partorito, ha avuto un bimbo prematuro e quindi questo qui è solo perché si trovano praticamente fuori, non nella loro regione, e oggi si trova a dover assistere da una parte la moglie che adesso è in riabilitazione e al bimbo piccolo dall'altra parte. Lui lavora da casa solo 3 settimane, quindi col computer alla fine le cose che deve fare le fa. E abbiamo introdotto una serie di permessi, per esempio per l'accompagnamento dei bambini a scuola, per la scolarizzazione nelle scuole, nelle classi, nella scuola dell'infanzia, e dei primi non c'era, ma oggi funziona così, quindi ci sono dei permessi aggiuntivi. Poi chi vuole se lo va a vedere, magari legge come l'integrativo o glielo spedisco. Però voglio dire, sono tutte quelle cose che hanno sicuramente influito non solo dal punto di vista del senso di appartenenza, ma l'abbiamo usata anche come leva negoziale sull'integrativo, perché io queste cose poi vi ho fatto vedere quanto valgono in termini economici, non sono un regalo, cioè è un costo, ma questo costo è diciamo più che un costo, è un investimento di cui va tenuto conto. Abbiamo cambiato gli elementi del bonus e, altra cosa importante, abbiamo messo le basi per andare a discutere del nuovo sistema di valutazione della performance. E come novità abbiamo creato un tavolo di sperimentazione col sindacato, dove il sindacato, insieme al sindacato, abbiamo visto il nuovo sistema di valutazione della prestazione, e il sistema di valutazione della prestazione nostro è stato certificato dal sindacato. Che significa certificato dal sindacato? Questo è importante. Dal sindacato e dall'università, in questo caso è stata l'Università di Pisa che ci ha supportato in questa operazione, dove in pratica la certificazione è venuta su quello che è il sistema di meritocrazia. In realtà il sistema di valutazione hanno potuto verificare che è un sistema meritocratico, è un sistema che non fa discriminazioni e che ha basi nella letteratura scientifica, oltre a porre una serie di vere opportunità in termini di sviluppo di carriera. E questo per noi è stato un elemento importantissimo, per cui oggi ovviamente il sindacato non entra sugli obiettivi o sulle competenze che sono state scelte, perché questa è una cosa che riguarda noi, piuttosto verifica che effettivamente le valutazioni vengono fatte seguendo un sistema come questo. Per cui, nei momenti, per dire praticamente cosa significa, che nel momento in cui esiste un fumus, che una valutazione sia stata fatta non nel rispetto del sistema di valutazione, ma su una discriminazione di natura di genere o di politica o di qualsiasi altro tipo, in questo caso possono rivolgersi a un organismo che è fatto dalle risorse umane e dall'RSU, che valuteranno questa situazione. Punto. Dicevo, quindi, alla fine, perché noi abbiamo utilizzato diciamo il welfare? In pratica l'abbiamo utilizzato come sistema ovviamente di total rewarding, e qui mi riferisco a tutta quella serie, anche noi abbiamo utilizzato tutta una serie di benefit, non soltanto per il top management, ma anche per le persone. Abbiamo utilizzato il welfare anche come attività di employer branding puro, nel senso per attrarre talenti. Cioè, immaginate, per me dover attrarre delle persone, io ho dovuto costituire de plano un dipartimento marketing, perché storicamente, essendo product oriented l'azienda, quasi B2B, storicamente avevamo product marketing, punto. Dovendo andare su un canale consumer, significa cambiare completamente grande distribuzione, cambiare completamente l'impostazione del marketing, quindi avere un marketing strategico, occuparsi di sell out, quindi il trade marketing, merchandising, il brand manager, eccetera eccetera. Ho dovuto fare scouting di persone e prendere persone che magari venivano da fuori, da Milano, da Roma. Come ce le porto io a Bassano il Grapp? Bellissimo, per l'amor di Dio, io a Bassano mi trovo bene, però voglio dire, non è certo Milano, non è Roma, non è Bologna, non è Firenze, va bene? E abbiamo dovuto fare tutta questa serie di cose, ci sono servite anche a rendere appetibile la nostra azienda e renderla riconoscibile anche quando andiamo a venderla all'università. E infine, vi dicevo, ci ha portato anche a fare questo grande cambiamento, devo dire indolore.
In ultimo, e quindi mi sono rimasto nel tempo, dicevo l'attività di CSR. L'unica cosa che ho trovato in questa azienda che era tipica nostra era l'attenzione al sociale, ma questo un po' devo dire è molto presente in Veneto, cioè molti gruppi sociali, dalla parte degli alpini, insomma, ma la protezione civile, molta attività di volontariato, eccetera. Quindi questo era già terreno fertile, il discorso della cultura, dove vado io poi a mettere determinate cose. In realtà facciamo tante piccole attività che però erano un po' scollegate fra loro, non avevano un'identità. Io poi ho anche un problema, che tutte le attività che faccio le devo fare non soltanto per gli italiani a Bassano del Grappa, ma le devo fare per i cinesi a Hong Kong e Shanghai, per gli inglesi, per gli americani, per gli israeliani, per i tedeschi, i francesi. Quindi non è una cosa proprio semplice. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato come possiamo noi comunque fare un'attività sociale che tenga conto di quello che sappiamo anche fare bene, che sono i prodotti, curare l'immagine, mettiamola così, e di cui tutti possiamo sentirci parte di questo progetto. Allora, tutto è nato da un'opportunità, il progetto è questo Picture of Life, che è nato semplicemente da una constatazione. Noi abbiamo rimesso a posto il magazzino del Facility e abbiamo trovato che c'erano migliaia di euro di materiale obsoleto, parlo di cavalletti buonissimi, ma semplicemente erano vecchi, e stavano pensando di rottamarli insieme a delle borse, eccetera. Ho detto, scusa, perché far questo? Abbiamo pensato come utilizzarli. Avendo i contatti con un'associazione, è partito con un'associazione di Napoli che si occupa di ragazzi che vengono dal carcere di Nisida, e quindi sono ragazzi che vanno in comunità e vogliono riabilitarsi, sono pronti a riabilitarsi. Allora abbiamo pensato, noi abbiamo una scuola di formazione fotografica, si chiama School of Excellence, dove ci sono tutti i più grandi fotografi che vengono a insegnare come fotografare e come anche trattare la post-produzione. Abbiamo pensato con questa associazione di selezionare 5 ragazzi da poter formare come fotografi professionisti. Gli abbiamo fornito tutta l'attrezzatura, abbiamo creato presso la comunità uno studio fotografico. Nello stesso tempo questi ragazzi hanno fatto un corso, hanno fatto una loro personale che noi abbiamo esposto prima in azienda e poi alla Fondazione Luchino Visconti a Ischia, e il ragazzo che ha vinto, perché poi c'è stato uno di questi ragazzi che è stato il più bravo, praticamente ha avuto come premio lo shooting fotografico per il lancio di un nostro nuovo prodotto. In realtà abbiamo creato un'opportunità di occupazione. Immaginate, al sud fare fotografie per i matrimoni, comunioni, eccetera, è un lavoro, perché poi queste persone sono diventate proprietarie di tutta l'attrezzatura di un fotografo professionista, quindi cavalletto, luci, macchina fotografica, borsa, eccetera, eccetera. La stessa operazione la stiamo facendo con una comunità a Verona, Don Calabria. L'anno prossimo, e parte questo mese, l'anno prossimo verrà spostato in UK. Qual è stata la differenza? Intanto abbiamo parlato dell'azienda, sembrava fosse cinico, ma comunque io ho promosso l'azienda, ho promosso il mio brand. Abbiamo fatto un qualcosa che sappiamo fare e che fa parte del nostro DNA. In più gli abbiamo dato un'unità. Devo dire, questa è stata una cosa che per esempio ha portato un grande risultato, fatta tra l'altro dal Ministero della Giustizia. Sono andato preciso. Preciso. Grazie alla testimonianza di Marco Scippa.